Bene, ciao a tutti, ben arrivati. Eccovi qui questa sera. Allora, mi scuso che ho un po' di tracheite, che sarebbe la mia, il mio disturbo annuale, regolare. Mi becco sempre una tracheite a dicembre. Qualche volta me la becco anche il giorno di Natale, che non è tanto simpatico. Va bene, allora io adesso condivido lo schermo e diamo inizio al webinar. Quindi, il montaggio perfetto, il principio di Kulesov nella costruzione di storie attraverso immagini e fotografie. Naturalmente la prima cosa che noi dobbiamo cercare di capire è che cosa sia questo principio di Kulesov. E il principio di Kulesov non è altro che una teoria che è stata portata avanti e poi messa alla prova in diverse occasioni, è stata portata avanti sulla base di un esperimento che Lev Kulesov ha sviluppato nel 1921. Era l'epoca delle grandi avanguardie artistiche, della rivoluzione cinematografica, tanto nella Russia rivoluzionaria che negli Stati Uniti e in Europa, ed egli cosa aveva fatto? Aveva inquadrato un primo piano piuttosto neutro e inespressivo di un attore importante conosciuto all'epoca che si chiamava Mosiukin, abbinandolo di volta in volta a diverse inquadrature, per esempio a un piatto di minestra, una bara, una bambina mentre giocava, quindi a inquadrature che esprimessero diversi sentimenti. Ora, la questione fu che il pubblico in realtà non si accorse che l'espressione di Mosiukin era sempre la medesima, non variava al variare dell'inquadratura. E, anzi, il pubblico apprezzava le doti di attore di questo personaggio perché sapeva esprimere bene i sentimenti anche in situazioni differenti. Cosa non vera perché l'espressione di Mosiukin non mutava nonostante cambiasse significativamente la scena con i sentimenti a essa collegata. Capite che mangiare o assistere a un funerale o il gioco di una bambina si tratta di tre cose radicalmente diverse. E quindi queste tre cose richiederebbero a un attore di sapersi adeguare, adattare e quindi poter esprimere i sentimenti collegati a queste particolari vicende molto diverse. Da qui ci furono tutta una serie di ragionamenti, soprattutto in campo psicologico, che io vi riassumo in sostanza in questi tre punti e una conclusione. Per prima cosa dobbiamo considerare che questo errore da parte del pubblico si individua, ha la sua origine nella proiezione che lo spettatore mette in atto durante la visione filmica. Cioè, che cosa fa? Proietta se stesso nel personaggio e quindi attribuisce al personaggio i propri sentimenti. In realtà è il pubblico che si commuove, oppure gioisce, oppure si mostra famelico di fronte a un buon piatto. E queste sue emozioni o sentimenti vengono spostati sull'attore, il quale, come nel caso mostrato da Kulesov, in realtà manteneva la stessa espressione. E questa è una prima questione di grandissima importanza perché ci mostra che il pubblico ha un ruolo attivo all'interno di una narrazione. Non ha un ruolo così attivo come in un ambito letterario, dove l'immaginario ha un più ampio spazio intorno a sé perché gioca con le parole e quindi non con delle immagini che codificano la rappresentazione delle parole, però ha
un gioco importante all'interno della rappresentazione narrativa. In secondo luogo, il pubblico stabilisce una connessione di significato fra immagini in successione. Perché? Perché la rappresentazione di questo soggetto che ha la sua espressione e poi diciamo, la scena, che può essere felice, triste, con tutti i suoi sentimenti, viene automaticamente collegata. Il prima e il dopo vengono uniti, anche se il prima e il dopo non c'entrano niente. Questo vuol dire che noi possiamo utilizzare delle immagini o delle riprese girate anche casualmente e proiettandole una accanto all'altra, una dopo l'altra, staremo certi che il pubblico stesso costruirà una sua rappresentazione narrativa, anche se questa in realtà non esiste. Quindi il secondo principio è quello della connessione di significato. Poi abbiamo anche un terzo punto che consiste in questo. Per quanto si possono stabilire delle regole semantiche di senso che noi pensiamo di voler attribuire all'interno di una narrazione, che abbiamo anche preparato con grande precisione, ma alla fine però è lo spettatore a tranciare sulla storia. Cioè, è lo spettatore a esprimere i propri sentimenti, il proprio giudizio, la propria ricostruzione della narrazione, per quanto la nostra storia possa essere stata anche molto precisa e ben articolata. Questo non vuol dire che lo spettatore è libero di interpretare qualsiasi cosa, ovviamente. È chiaro che se un tizio chiede un caffè in un bar, quel tizio chiede un caffè in un bar. E se qualche spettatore osasse dire che in realtà quel tizio è entrato nel bar per acquistare un'automobile, è chiaro che ci troveremmo di fronte a un problema psichiatrico. Non dico questo, dico che però l'atmosfera del film, i significati, perfino delle immagini che vengono rappresentate all'interno del film, quindi come può essere questo bar, l'ambiente, il modo in cui i personaggi sono vestiti, l'ambiente stesso naturale, la luce, la fotografia, eccetera, sono solo in parte, certo una parte consistente, definita da chi il film l'ha prodotto, chi la storia l'ha costruita, ma c'è una parte nella quale invece che è di proprietà dello spettatore, lui che gioca anche un ruolo all'interno di questa rappresentazione, proprio perché è il suo immaginario che stabilisce delle connessioni. Come mai l'immaginario dello spettatore può stabilire delle connessioni all'interno di una storia che è precisamente raccontata? È semplice, per il fatto che la storia cinematografica non è mai una storia raccontata in tempo reale. Ci sono dei tagli e delle ellissi, e ce ne sono anche tanti. E è chiaro che l'immaginario si inserisce all'interno di questi tagli, di queste ellissi che, per quanto ben costruiti, lasciano comunque degli spazi. E lì entra in gioco la fantasia, entra in gioco la sensibilità, il giudizio dello spettatore. Quindi questi tre elementi sono così importanti al giorno d'oggi e non lo erano prima. Per quale motivo? Perché con le tecnologie digitali, con il fatto che possiamo creare addirittura un film completo come con il nostro smartphone, così come recentemente in sala anche ne sono usciti di film girati integralmente con gli smartphone, così come possiamo montare un film con applicazioni professionali ma gratuite come DaVinci, della quale ci stiamo occupando, allora, dato che la produzione narrativa
con le immagini, cioè filmica, è portata nelle mani di tutti, di chiunque abbia in qualche modo una storia da raccontare, qualche minima nozione tecnica, possiamo considerare che il campo nel quale noi ci muoviamo sia molto, ma molto più ampio rispetto a qualche anno o qualche decennio fa, quando invece avevamo bisogno di strumentazioni anche molto importanti e costose sotto il profilo economico. Perché faccio questa considerazione? Perché quello di cui noi dobbiamo parlare un attimino e che chiarisce tutta la questione è il ruolo della sceneggiatura in questo processo che presenta questi cambiamenti tecnologici che portano la possibilità di raccontare storie nelle mani potenzialmente di chiunque. La sceneggiatura ha avuto un ruolo molto importante all'interno della storia della cinematografia per un motivo che non è quello che nella maggior parte di voi credo che la maggior parte di voi ritenga, e cioè non è la sceneggiatura uno strumento intrinseco al linguaggio cinematografico. Lo è stato per tanti anni, e lo è ancora, e lo sarà anche per parecchio tempo, un elemento indispensabile per il fatto che la pellicola aveva un costo particolarmente significativo. Non solo la pellicola aveva un costo significativo, ma aveva un costo significativo anche il numero di pellicole che dovevano essere distribuite nelle sale, e che aveva un prezzo importante. Se facciamo una media di, non so, 500-600 euro a pizza cinematografica da distribuire in 2-3 mila sale, voi vedete che qui parliamo di cifre che ammontano a centinaia e centinaia di migliaia di euro o di dollari, più tutta l'attrezzatura ovviamente che occorreva, più il montaggio, gli attori, il tempo impiegato per assumere, per far lavorare, insomma il tempo di lavoro di tutte le persone che lavoravano attorno alla produzione cinematografica. Cioè tutto questo faceva sì che i costi perlomeno di una certa produzione fossero significativi, e questi costi andavano contenuti. Il modo principale per contenere questi costi era la sceneggiatura, la famosa sceneggiatura di ferro, cioè quella sceneggiatura che consentiva a tutti coloro che lavoravano all'interno della produzione semplicemente di eseguire quello che la sceneggiatura prevedeva, con un rischio minimo di errore, quindi con una ottimizzazione dei costi. Questa è la funzione principale, storica, importante della sceneggiatura attraverso la cinematografia. Tant'è che da un punto di vista artistico, per esempio, le avanguardie artistiche cinematografiche non usavano sistemi di sceneggiatura, ma sperimentavano e provavano a raccontare senza bisogno di una struttura perfettamente articolata. Poi è anche chiaro che la sceneggiatura è utile, per esempio, perché se dobbiamo raccontare una storia che dura una novantina di minuti, lunga, piena di intrecci, così è utile avere una sceneggiatura abbastanza precisa che ci consenta di muoverci con sicurezza nella costruzione narrativa. Se parliamo per esempio di web serie, di serie TV che sono composte da diverse stagioni per 10, 11, 13 episodi, così anche lì ovviamente c'è bisogno di una sceneggiatura che sia anche di vasto respiro, cioè che possa consentire poi alle diverse stagioni di proseguire e quindi di portare avanti la nostra storia. Quindi non sto dicendo che la sceneggiatura non è utile, ma sto dicendo che però la sceneggiatura ha avuto un ruolo per un certo aspetto nella produzione economica del film, della storia, e che questo ruolo oggi tende a scomparire. È ovvio, perché
non ci sono fondamentalmente pellicole da sviluppare, sempre meno. Le sale si stanno attrezzando diversamente, i costi cambiano, la modalità di distribuzione cambia, ma soprattutto la grande massa di quel pubblico che fino ad oggi è stato spettatore di narrazioni, oggi le narrazioni le può costruire e le può distribuire a sua volta. Le può distribuire, le può proiettare anche affittando dei proiettori professionali, spendendo poco, riunendo persone, pubblico all'interno di una sala. Li può distribuire sul web, organizzare delle prime cinematografiche, per esempio, a distanza sul web stesso con il suo prodotto, e non ha più bisogno di cioè non è più un elemento così necessario la sceneggiatura dal punto di vista del risparmio di costi di produzione. Perché? Perché non è più legata al materiale, agli strumenti concreti, agli oggetti che la sceneggiatura di cui la sceneggiatura contribuiva ad abbassare i costi, perché tendeva a fare in modo che venissero utilizzati in modo più insomma, che il loro utilizzo fosse ottimizzato. E questo però apre anche un'altra dimensione del racconto cinematografico, chiamiamo cinematografico anche il racconto che può essere trasmesso tramite YouTube, Vimeo, nel web, eccetera. Chiamiamo cinematografico un racconto che abbia un senso compiuto e che si sviluppi, nel quale si sviluppi una storia. Per quale motivo? Perché il racconto, considerando il principio di Kulesov, dunque, può essere anche girato casualmente o con un'idea di massima. Io voglio, ho bisogno di una scena all'interno di un bar, per dire, così lo posso realizzare con qualche amico, abbiamo tutti uno smartphone, chiedo a qualcuno di inquadrare in un certo modo, in un altro, per avere delle varietà di inquadratura, si dicono delle battute, si dice qualcosa, se vogliamo, e dopodiché scelgo quali sono le riprese che posso montare e per rendere questa storia interessante. Ma posso fare anche di più, posso proprio costruire da zero una storia e inventarla e raccontarla magari attraverso una voce fuori campo, unendo delle immagini che tra loro sono molto diverse. Vi faccio poi vedere un esperimento che ho realizzato apposta per mostrare quanto vi sto raccontando. Una nota interessante è che naturalmente si può arrivare a una scrittura e si tratta della scrittura che però viene prodotta dopo aver girato una serie di riprese, essersi fatti un'idea della storia, avere, diciamo, del materiale a disposizione. Quindi dopo aver avuto un certo materiale a disposizione, una certa idea, aver cominciato un montaggio, facendo nascere la storia durante questa costruzione all'interno del montaggio stesso, allora a quel punto sorge spontanea la necessità di scrivere una sorta di sceneggiatura. Ma in che cosa consiste nella maggior parte dei casi questa sorta di sceneggiatura? Consiste in una traccia che via via precisa sempre di più come la storia è costruita, partendo da materiale casuale, da materiale che noi mettiamo insieme senza che all'inizio avesse questo materiale fosse legato da un'idea precisa. Uno dei meccanismi più interessanti in questo caso è la scrittura di una voce fuori campo, cioè di quella voce che ti racconta la storia. Quindi la storia viene vista attraverso immagini che acquistano poi il loro senso perché la voce fuori campo ti racconta questa storia. Allora consideriamo per esempio che una cartella editoriale classica di 1800 battute, che è composta quindi da 30 righe di 60 battute, ha un tempo di lettura di circa 2 minuti e mezzo. Quindi fatevi i vostri conti, grosso modo, di quante cartelle avete bisogno per raccontare una storia che sia sostenuta da una voce fuori campo.
Vediamo adesso questa, questa animazione che riprende il discorso che vi avevo fatto prima sulla, sul ruolo dell'immaginario all'interno del, della narrazione filmica dal punto di vista sempre dello spettatore. Questa risorsa voi la trovate all'interno del, della board e vediamo come funziona la determinazione di senso attraverso i tre discorsi del montaggio, che sono in primo luogo il linguaggio nell'immaginario. Noi abbiamo l'asse delle X e delle Y, abbiamo un asse paradigmatico e un asse sintagmatico, abbiamo un'area dell'immaginario, abbiamo un racconto, le stelle brillano in cielo. Abbiamo un racconto, in questo caso un testo. Le stelle possono essere attrici meravigliose e brillano in cielo, possono essere anche le, possono essere anche le grandi attrici di Hollywood che splendono nel firmamento della cinematografia. Quindi noi abbiamo scritto una frase molto semplice: le stelle brillano in cielo. Fuori dal suo contesto questa frase può significare tante cose, come vedete. Vedete come l'immaginario del lettore si può introdurre all'interno di una rappresentazione scritta. Perché? Perché il campo semantico di stelle, di cielo, è così ampio e per di più il significato di una frase fatta come questa è ancora più vasto, che se non è inserito in un contesto preciso, l'interpretazione può cambiare notevolmente. Dunque abbiamo compreso una cosa molto importante, che è precisamente quello che viene prima e quello che viene dopo che stabilisce il campo semantico di ciò che noi leggiamo o rappresentiamo. E dunque noi potremmo costruire tutta una serie di unità linguistiche di questo genere sull'asse sintagmatico, cioè vale a dire sull'asse dei puri significati, e invece per fare in modo che il nostro spettatore sull'asse paradigmatico, cioè quello dei significanti, possa esprimere una posizione molto libera, per poi aiutarlo a determinare questa posizione all'interno di un contesto, ovviamente. Vediamo che cosa succede dopo. Vediamo il discorso dell'immaginario invece all'interno di una immagine. Abbiamo degli elementi di connotazione e degli elementi di denotazione. E poi anche qui abbiamo un'area dell'immaginario. Se noi vediamo per esempio questo fotogramma tratto da un western che ho mostrato anche in un webinar precedente, possiamo dire che possiamo dire quali sono realmente le differenze della percezione che lo spettatore manifesta nei confronti del testo scritto e nei confronti dell'immagine, e quindi del ruolo che il suo immaginario gioca in questo processo. Anche un'inquadratura di questo genere, cioè un fotogramma classico, per esempio del western, ha una connotazione evidente. La connotazione è che nel momento in cui abbiamo un personaggio di spalle rivolto ad altri, di fronte a lui, e quindi abbiamo una ripresa in soggettiva, cioè che rappresenta il punto di vista preciso di questo soggetto, noi sappiamo che prima o poi si verifica uno scontro a fuoco, cioè un conflitto. Perché questo? Perché è uno stilema, è un codice proprio del genere western. E
Quindi la connotazione, cioè dovendo stabilire che cosa questa inquadratura rappresenta, noi siamo portati a dire che questa inquadratura rappresenta uno scontro, senza conoscere quello che viene prima e quello che viene dopo. Uno scontro è naturalmente un pericolo. Su questo punto sia la connotazione che il livello denotativo coincidono. Perché? Perché abbiamo una rappresentazione visiva molto chiara, cosa che invece non c'è in un testo, nella scrittura, perché ovviamente il rapporto tra significante e significato delle varie parole lascia degli spazi molto ampi che solo la storia può stabilire. Allora, vedete che seppure il testo scritto può rappresentare un gioco maggiore, come vi ho detto all'inizio, rispetto a quello, a una narrazione fondata su immagini, però anche la narrazione fondata su immagini stabilisce degli elementi importanti. Mentre qui nel testo scritto lo spazio è legato ai singoli termini, quindi uno spazio semantico che è legato ai singoli significanti, stelle, cielo, eccetera, qui invece lo spazio dell'immaginario è legato a un'inquadratura, la quale all'interno ha già una serie di spazi di semantici, ci sono i cavalli, i cappelli, le case e così via. Quindi vedete che il frammento di una unità di immagine è molto più ricco del frammento di una unità lessicale, vale a dire di un termine. Però è una questione di quantità che determina un cambiamento qualitativo, ma che lascia però intatto il fatto che, così come questa frase deve comunque essere inserita in un prima e in un dopo, anche il frammento, anche l'inquadratura, benché ricca di tanti particolari, non ha un senso se non esiste un prima e un dopo. E questo dimostra non solo il principio di Kulesov, ma fonda tutto un principio di creatività nella costruzione delle storie, che fa sì che se io ho la capacità di creare tanti frammenti che abbiano in sé un senso, cioè che siano connotabili e denotabili, lo spettatore possa affrontare chiarendone tutti gli aspetti semantici, seppur anche per proprio conto e non solo attraverso un codice come questo western che viene rappresentato. Se io riesco a creare tante unità di questo genere che esprimano un senso in sé, cioè un senso all'interno di questa unità, allora poi che cosa devo fare? Devo metterle insieme e costruire una storia. Voi capite che è un modo originale e diverso e alla portata di tutti, questo, che evita di pensare a una sceneggiatura iniziale, a trovare le location adatte per raccontare questa storia, a trovare i materiali, le persone, eventualmente gli attori e così via, che invece parte da un dato di fatto che consiste nell'avere a disposizione il mondo intero, viaggiando, incontrando persone, eccetera, armandosi di un proprio strumento, che può essere tranquillamente il proprio smartphone, realizzare delle unità narrative che poi possono essere messe insieme. È chiaro che se noi vogliamo costruire una storia che abbia all'interno gli stessi personaggi, è ovvio che dovremmo cercare le stesse persone, quindi dovremmo avere un minimo di struttura che rappresenti questa continuità. È chiaro, dovremmo dire a Mario Rossi che deve trovarsi il tal giorno alle ore 7 in quel famoso bar per prendere un caffè, se poi è lui che in qualche modo la storia la deve continuare. Però quello che voglio dire è che da un punto di vista così di produzione di massa, e delle opportunità che la produzione di massa offre, noi possiamo ribaltare il discorso, cioè possiamo accumulare tutta una serie di inquadrature, registrazioni e poi costruire la storia in sede di montaggio, quindi mentre proprio apriamo Da Vinci o un'altra applicazione e inseriamo proprio i contributi al suo interno e quindi ci chiediamo che cosa possiamo raccontare.
Prima di farvi vedere qualche esempio e anche un esercizio pratico, consideriamo che noi abbiamo a disposizione degli strumenti molto importanti per fare sì che anche da semplici fotografie, oltre che dalle riprese, sia possibile ricavare una narrazione. Osservate queste due immagini. Se noi partissimo da un primo piano, anzi un dettaglio addirittura del pugno bianco che sta per essere dato a questo personaggio nero, e quindi facessimo questa rappresentazione, no? Partessimo dal blu e poi finissimo nel riquadro rosso, noi avremo chiaramente la percezione di un attacco a un inaspettato nei confronti di una persona che poi scopriamo essere anche un nero, quindi si apre tutto un immaginario sui rapporti tra bianchi e neri, sul razzismo, eccetera. Se facessimo l'operazione invece, un altro tipo di operazione, cioè partissimo dall'insieme dell'inquadratura per poi arrivare a isolare il pugno con la faccia, noi che cosa otterremo? Otterremo una diminuzione di questa attesa, della suspense, perché avremo già inquadrato la scena che ci sembra significativa ma non così drammatica come invece nel caso in cui l'avessimo rappresentata nel primo caso, cioè partendo dal pugno, quindi significativa sì, ma non con la drammaticità che invece abbiamo attribuito con la prima scelta, e chiudendo poi qui saremmo a un punto nel quale l'azione viene bloccata, perché essendo un'immagine noi non vediamo scatenare il pugno proprio sulla faccia di questa persona, e quindi questo scontro rimane qualche cosa che lo spettatore poi si deve immaginare, e quindi perde la sua credibilità, diciamo così. Nella sostanza, attraverso la prima scelta noi abbiamo una rappresentazione drammatica, attraverso la seconda scelta noi abbiamo la rappresentazione di una commedia. Sono cose molto diverse, dramma e commedia. Adesso non possiamo fare tutto una serie di esempi e esaminare una casistica puntuale, ma dovete tenere conto che il modo con cui voi visualizzate dei dettagli, dei particolari all'interno di una inquadratura determina proprio anche il senso, cioè il sentimento che voi insinuate all'interno dello spettatore, come un suggerimento, come dire: guarda caro spettatore, ti suggerisco di vedere quello che stai vedendo in modo drammatico, devi aspettarti qualcosa, oppure guarda spettatore che qui siamo all'interno di una commedia e non devi aspettarti degli effetti drammatici, casomai dovrai aspettarti qualche cosa di paradossale o anche di comico. Ecco, perché noi possiamo giocare su questo aspetto? Proprio per quello che vi dicevo prima, cioè la ricchezza che una singola unità, quindi un'inquadratura, ha al suo interno, perché vengono rappresentati tutta una serie di elementi semantici i più diversi, ci permette di giocare all'interno dell'inquadratura stessa, mostrando alcuni elementi. È importante questo perché tante volte, anzi direi la stragrande maggioranza dei casi, la fotografia, l'inquadratura, la ripresa viene presa per quello che è, cioè nella sua interezza, e non viene scomposta nei singoli particolari. La scomposizione invece dell'immagine negli elementi da cui è composta è un elemento importante per costruire la storia, e ci consente addirittura di costruire una storia partendo da un'immagine sola. Pensate che per esempio noi avremmo potuto, non è il caso di questa fotografia perché è chiaramente di scarsa qualità, ma avremmo potuto per esempio
partire da inquadrare questo dipinto per poi passare magari sul viso, così tagliandolo un po' solo sugli occhi dall'altra parte, per poi arrivare al pugno, quindi creare un'attesa maggiore e sostenere la drammaticità del momento utilizzando una sola inquadratura nel caso di una ripresa o una sola fotografia nel caso in cui si tratti di una immagine sola. Ecco qui, vedete la dinamica che vi ho appena spiegato. E poi la dinamica invertita, cioè cambia proprio la scena. Poi abbiamo anche, cioè cambia proprio la scena, certo, ma cambia proprio il modo con cui noi suggeriamo allo spettatore di vederla. Poi naturalmente c'è un discorso da fare che riguarda l'audio, la musica, la colonna sonora, come questa può sostenere o meno dei momenti drammatici oppure dei momenti invece più leggeri e così via. Ma tutto quanto poi finisce nel discorso che vi ho presentato all'inizio, cioè siamo in grado realmente di costruire un film, di costruire una storia partendo da immagini del tutto casuali. Come si fa? Allora, è chiaro che se dobbiamo costruire un film in modo utilizzando delle risorse che abbiamo prodotto casualmente, dobbiamo seguire comunque un workflow, degli step. Partiamo da qua. Prima di tutto, da cosa, cioè qual è il criterio che noi possiamo utilizzare per realizzare delle riprese e delle fotografie? Ma il mio suggerimento è, prima di tutto, lasciatevi ispirare dalla composizione. La composizione proprio, perché la bellezza sarà qualche cosa che catturerà lo spettatore. Può darsi che non ci sia una storia o che la storia non sia tanto carina, ma se è sostenuta dalla bellezza della visione, questo diventa un elemento della narrazione stessa, cioè un elemento che porta lo spettatore a continuare a vedere questa storia. Proprio la bellezza, per esempio, trovate, non lo so, una bella pianura, un cielo in fondo e poi sulla destra una fila di alberi, una bella inquadratura evocativa, vi fermate, inquadrate, filmate per 10-15 secondi. Trovate un fiore particolarmente bello, ricco di cromaticità, con delle forme particolari, eccetera. Vi fermate, magari mosso un po' dal vento, vi fermate e lo inquadrate per 15 secondi, 10 secondi e così via. Trovate al mercato una scena interessante, c'è della gente che va, si muove, prende delle stoffe, le stoffe sono colorate, queste persone si muovono con una certa plasticità, ci sono degli elementi architettonici curvi, altri che intersecano queste curve con linee rette e così via, cioè questa scena si presenta alla luce dei vostri occhi come una bella scena, interessante, godibile, filmatela. Filmate dal basso una moto che parte, che il soggetto sta salendo sulla sua moto, si mette i guanti, il casco, voi vi accovacciate, la prendete dal basso finché la moto esce dal parcheggio e se ne va. Potete raccontare una storia semplicemente lasciandovi ispirare dalla composizione. Poi cominciate quindi l'importanza dell'inquadratura, cioè la bellezza. Partite da questo, dato che voi non avete la storia, non partite dalla storia, ma partite dalla bellezza di quello che c'è intorno a voi. Poi accostate a caso due inquadrature. Cominciate ad accostarle a caso, avete del materiale, l'avete accumulato, aprite Da Vinci e cominciate a buttare giù queste risorse e a farvi venire delle idee e cominciate a trovare un nesso tra le due inquadrature, cioè fate quell'operazione. Vedete che prima faceva, vi ho illustrato attraverso il gioco dell'immaginario. Quindi portate avanti questo accostamento fra inquadrature e cercate un nesso. Poi costruite la suspense attorno al nesso. Quindi a questo punto, se vedete che dopo aver montato una serie di inquadrature, questo montaggio potrebbe trasmettere una certa suspense, chiedetevi allora che cosa potete fare per aumentarla, per tenerla su.
forse dovete rallentare l'immagine, accelerarla, tagliarla. Vi ricordate quello che vi ho raccontato a proposito di questa fotografia, cioè passare dal quadro, inquadrare così di sfuggita il viso, poi il movimento del braccio e così via. Ecco, chiedetevi che cosa potete fare per far sì che la storia stia su in quel momento, nel momento in cui voi avete notato che si può creare una suspense. Poi a questo punto cominciate a scrivere la storia e forse se vi mancherà qualche inquadratura, beh, a questo punto potete chiedere a un amico, potete chiedere a qualcuno di organizzare una giornata per inserire quello che manca, oppure potete anche comprare quello che manca nei siti come Shutterstock, per esempio, che vendono delle riprese sui più soggetti più disparati. E poi continuate in questo modo, quindi lasciandovi sempre ispirare dalla composizione, ma a questo punto seguendo anche un po' la storia che avete cercato di costruire. Fate questo esperimento, naturalmente non pensate di costruire una storia di 90 minuti, ma fatelo per costruire, non so, una narrazione di 2-3 minuti, ecco, anche una quindicina di minuti potrebbe essere interessante. Che regole dovete seguire all'interno di questa costruzione? Ci sono molti modi per costruire una storia in questa maniera, perché possiamo seguire molte indicazioni, ce ne sono tante veramente. Secondo me la più adatta è anche questa, che è la più semplice, una anche delle più diffuse, cioè la classica struttura in tre atti. Il primo atto stabiliamo delle relazioni, delle connessioni tra i soggetti, un probabile conflitto, l'assunzione di decisioni anche errate, l'innesco della trama. Quindi il primo atto è veramente qualche cosa che è proprio conforme a questo tipo di montaggio. Montate sulla bellezza e poi cercate di stabilire quali possono essere i possibili conflitti, ma intanto avete già notato quali sono le relazioni tra gli elementi che avete montato e che quindi dovrete poi portare avanti. Poi nel secondo atto ci saranno azioni che portano alla soluzione, quindi il soggetto che affronta la situazione, non lo so, che può riconoscere gli errori che ha fatto, che cambia la strada, oppure per finire nella filmografia così di avventura un po' tradizionale, no? L'eroe che si arma, combatte, eccetera. Cioè il secondo atto è un atto nel quale è prevalente l'azione, la preparazione all'azione e l'azione. Poi il terzo atto è quello della soluzione, quindi il conflitto si risolve, il soggetto è cambiato, ha acquistato consapevolezza. Per soggetto non parlo solo di persone fisiche, potete anche girare una storia che abbia a che fare con la natura, il soggetto sarà la natura, quindi la natura sotto i temporali, la pioggia, quindi l'azione che la natura intraprende, però è poi alla fine una bella giornata di sole, no? Pensate a, possono essere automobili, qualsiasi cosa può essere, quindi intendiamo come soggetto qualsiasi elemento che è predominante all'interno di questa storia. Qui nel terzo atto, cioè la conclusione, predomina la consapevolezza psicologica, è l'elemento relazionale, psicologico, quello che tiene su la storia. Ecco, pensate anche a scriverla, a organizzarla attraverso questa articolazione, tenendo conto che all'interno sia del primo, del secondo e del terzo atto, e sto parlando di una storia breve, se parliamo di 3 minuti sarà 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, quindi 1 minuto per atto grosso modo, potrete inserire qualche elemento che contribuisce a far sì che lo spettatore sia proprio catturato dalla vostra storia e si emozioni nel vederla. Questi elementi si chiamano beat e sono scene generalmente con azioni drammatiche conflittuali, cioè sono, diciamo, l'apice di un problema, di un conflitto, di uno scontro, di un'emozione, di una riflessione, di un'introspezione, proprio l'apice culminante, che voi potete sottolineare in vari modi, uno dei quali, ve lo accennavo prima, è sicuramente la musica, la colonna sonora. Quindi in questi beat voi potete proprio cambiare la colonna sonora, potete prendere tre musiche, no? Per il primo atto, secondo e terzo, e poi dopodiché inserire però
sostenere i beat con dei motivi, anche con lo stesso motivo che annuncia sempre qualche cosa. Poi, se volete complicarvi la vita, e in questo caso avete delle capacità per fare questo, vi posso dire che con questo schema di solito a tre quarti del terzo atto l'eroe sembra fallire e poi la situazione si risolve, cioè abbiamo, come dire, una conclusione apparente, poi si riaprono delle questioni, ma poi, diciamo, la storia finisce a lieto fine. Non parliamo dei filoni, eccetera, eccetera. Questo è un esempio proprio molto semplice che suggerisco proprio ai profani per mettere in pratica questa esperienza. Qualche anno fa, per sostenere questa teoria, ho proprio girato una storia che si intitola Helmut Bull. E questa storia è proprio completamente creata, è completamente creata sulla base di riprese casuali. Vi faccio vedere, non vi faccio vedere la storia, ma vi faccio vedere alcuni punti salienti. Tra l'altro è gratuito, la potete, lì c'è il link, avete, anzi l'ho inserita all'interno della board, ma vi spiego due o tre cose. Vi tolgo un po' magari il piacere di vedere la storia. Intanto notate la musica, è una storia tragica, la biografia di un personaggio. Allora, voi dovete prima di tutto sapere che questo personaggio, eccolo qua, questo personaggio che adesso voi vedete che armeggia su questa moto, dov'è? Dai. E dai. Uffa. Eccolo qua. Questo personaggio non è mai esistito. Sì, il nome è stato scelto apposta perché è un errore nella lingua tedesca, quindi nessuno può chiamarsi in quel modo lì, e così almeno mi hanno garantito degli amici tedeschi, e quindi è stato scelto apposta per sottolineare l'errore, tra virgolette, no? Però già questo personaggio, per esempio, non esiste, e questo personaggio però, sul quale è centrato tutta la narrazione, è stato scoperto da me solo alla fine della storia. Cioè, un giorno ero con amici in montagna da qualche parte e c'era una persona, questa, che io non conoscevo e che mi aveva colpito il modo con cui si vestiva e si preparava con grande calma e una certa meticolosità per partire, per andare via. Aveva anche una moto che faceva, diciamo, al caso nostro, una bella moto grossa. Ditemi voi se non ha l'aria di un tedesco, questo soggetto. Quando io l'ho visto, avendo effettuato delle riprese in Germania e avendo una vaga idea di come la storia poteva essere articolata, quindi avevo già girato parecchie cose che però non avevano ancora un senso, trovando questa persona gli ho chiesto: bene, ma ti va di, se ti riprendo? Avevo dietro l'attrezzatura, perché quando faccio queste cose la porto sempre dietro, e anche se è un peso, però se vado via e so che avrò delle occasioni in cui, senza disturbare moglie e amici, posso prendere del tempo per fare delle riprese, mi porto l'attrezzatura, perché non so mai quello che incontrerò. E in questo caso ho incontrato lui, che è diventato il protagonista di questo film a sua insaputa. Peraltro compare qui e poi alla fine. Poi vedete, ci sono immagini storiche, perché il film parla di una storia completamente inventata che ha inizio nella Germania occupata dai nazisti, e questo bambino sarebbe Helmut Bull, ma in realtà è una fotografia, è una fotografia che ben chiarisce il principio di Kulesov. Cioè, siccome noi stiamo parlando di Helmut Bull, e lo spettatore ha in mente quel personaggio lì. Dunque, se io inserisco l'immagine di un bambino qualsiasi, lo spettatore pensa che questo bambino sia lui. E guardate, è così. Non c'è santi che tengano, come si dice. Perché? Ma perché la storia è costruita per fare in modo che lo spettatore sia ingannato. E anzi, che sia ingannato con le sue stesse mani.
Cioè, utilizzando a fondo il principio di Kulesov, noi possiamo portare lo spettatore dove vogliamo. In questo caso lo portiamo attraverso una narrazione totalmente inesistente, poi inventata, così, eccolo qua, vedete? Poi ci sono anche delle inquadrature di primo piano, così via, no? Eccetera. Però la storia è nata da qua, perché ero partito proprio quell'anno per dire, guarda, devo fare un viaggio, devo attraversare la Germania, devo andare a toccare diversi punti, così. Ho detto, va bene, faccio questo viaggio, però mi porto dietro dell'attrezzatura, un'attrezzatura importante, per fare anche delle buone riprese, cavalletti e un po' di cose. Durante il viaggio la prima cosa che ho notato era questa, erano questi piloni eolici in questa grande prateria e poi un camion, una vettura che passava qui e ho pensato, caspita che bella ripresa, è proprio la bellezza della ripresa. Ho fatto questa ripresa e poi ne ho fatte altre anche belle. Qui sono state tutte degradate ovviamente perché la storia rappresenta, ecco guardate, questo è un argine sulla quale sono queste costruzioni, sono delle baracche, vecchi insediamenti industriali. Qui siamo in Olanda, siamo nei dintorni di Amsterdam, anche qui una bella ripresa. Poi c'erano i gabbiani, vedete questi gabbiani che si muovono, che volano, ecco. La ripresa è stata degradata perché essendo un racconto storico non potevo rappresentare queste belle immagini, i loro colori splendenti. Questo gabbiano invece è stato sovrapposto, inserito, questa è una costruzione in 3D che non ho fatto io l'ho acquistata per pochi euro, però mi serviva perché nella ripresa che ho fatto qui non c'erano dei gabbiani in primo piano, mentre mi serviva spezzare questo campo largo con il primo piano di un gabbiano che lo tagliasse. Quindi ho aggiunto, vedete, anche degli elementi. No, questa è diventata la raffineria di droga, no? Da dove poi la droga appunto viene raccolta, raffinata e quindi smerciata. Perché abbiamo qui una storia di spie, queste sono riprese della borsa di Anversa che ho comprato per essere trasmesse. Queste riprese normalmente si comprano sui siti di stoccaggio fotografico e cinematografico, costano poco, con pochi euro voi potete avere delle inquadrature così di qualche secondo che servono. Perché servono? Perché a quel punto lì la storia io l'avevo in mano e quindi mi mancavano determinate riprese e naturalmente sarebbe stato assurdo andare ad Anversa per filmare, chiedere autorizzazioni, permessi, eccetera. Quindi ho cercato di avere quel materiale minimo che mi serviva per completare la storia. Queste sono riprese invece casuali che ho fatto ad Amsterdam. Questa è un'altra ripresa che ho comprato perché altrimenti avrei dovuto cercare un telefono di questo tipo, quindi sarebbe stato un problema, eccetera, eccetera. Queste invece sono riprese all'interno. Ecco, questa invece è una bellissima inquadratura che ho realizzato, che ho ripreso, proprio perché era bella, perché c'è questo palo della luce, questa cassetta delle lettere, poi c'è un tizio che sale, guarda e fa un giro, è geniale questo, cosa guarda? E poi lo scoprirete nel film, perché è stato inserito veramente a puntino qui dentro. E poi vabbè, c'è la storia così che adesso questa storia che voi vedete dall'inizio alla fine, però in realtà appunto è nata da quel pilone. A un certo punto, mentre continuavo i miei viaggi e quindi accumulavo le riprese, mi è venuta un'idea, la prima idea è stata, ma caspita, sotto quel pilone ci starebbe bene un bel cadavere. Ditemi che non è vero, un pilone eolico piazzato così in mezzo alla pianura, quel pilone lì è certamente un cadavere, lì ci sarebbe stato bene. E allora perché non parlare di non attribuire la voce fuori campo a questo tizio che da morto racconta la sua storia? Non è una novità nella storia del cinema, esistono bizzeffe di film
che, nelle quali c'è una voce narrante di un tizio che è deceduto e che racconta la sua storia quando era vivo. Per esempio, American Beauty, che avrete visto tutti quanti, inizia proprio così. E allora, ecco come è stata girata. Però, quindi, questo per tornare a noi e chiudere questa presentazione, è stato applicato, veramente ho applicato da inizio alla fine il principio di Kulesov, ma ho girato questa storia proprio per mostrare l'efficacia del principio di Kulesov, perché ho trovato che oggi troppo poche riflessioni sono fatte sui cambiamenti reali che questa tecnologia porta nelle mani di tutti e sulla possibilità per chiunque di creare la propria storia e di trasmetterla. E basta, l'ho fatto appunto per questo. Allora, abbiamo aperto Da Vinci, abbiamo importato le immagini in Media Pool. Non guardo le immagini, mi faccio venire in mente un numero a caso, l'immagine numero 12. Vediamo un po' qual è la 12, eccola qua. Questa è l'immagine numero 12. La mettiamo sulla timeline, benissimo. La facciamo durare, vediamo un po', qui 2 secondi, vediamo, facciamola durare 4 secondi così. Eccola qua, vedete in basso della finestra c'è scritto quanto persiste. Bene, bene, allora attiviamo anche la calamita così ci agganciamo. Poi un'altra immagine a caso, per esempio prendiamo la 4, vediamo un po' la 4, 2, 2, 10, 3, 12, 13, 0, 4, eccola qua. 4, perfetto, anche qui portiamola sui 4 secondi, poi vediamo perché potrebbe anche durare meno, non lo so, 4 secondi. Prendiamo un'altra, vediamo un po', un numero 8, vediamo un po' 8 cosa dice qua, dov'è l'8, l'8, ah questo. Benissimo, allora stiamo andando veramente a caso, 8. Se voi state guardando, io vi sfido a scrivere nel forum, se volete, quale storia può legare queste tre immagini. Una, dunque facciamo così, single mode viewer, così vedete nel viewer solo la rappresentazione della timeline. Allora mi dovete dire che cosa lega questa immagine, l'immagine di un antico castello, però guardate che qui c'è un soggetto, c'è un antico castello e un soggetto, poi il mulino, c'è un mulino qui e c'è un giocatore di pallacanestro. E poi, avviato il discorso, vedete che cosa potete aggiungere per creare la vostra storia. Dunque, utilizziamo gli strumenti che Da Vinci ci mette a disposizione per manovrare su questa immagine. Per esempio lo strumento Transform, che noi prendiamo qui dal menu del viewer. Transform, chiudiamo un po' la visuale e cerchiamo di allargare un po' questa immagine portandola per esempio qui così. Interessante, no? Interessante perché abbiamo qui un signore. Possiamo partire da questo signore. Questo signore, vediamo, sta guardando in quella direzione, quindi la direzione opposta dove si trova il mulino. Quindi cominciamo a stabilire che per esempio questo signore guardi nella direzione del mulino. Allora facciamo così, inspector e flippiamo l'immagine, cioè la giriamo dall'altra parte, così ha più senso. Cioè questo tizio, avete visto, ho invertito inspector e poi nello strumento transform, nel pannello transform, che è lo stesso che abbiamo utilizzato qui, solo che qui lo prendiamo tramite le maniglie e manovriamo l'immagine così, qui abbiamo il flip, flip da destra a sinistra oppure il flip verticale, ma questo non ci interessa perché ci capovolge l'immagine. Quindi abbiamo fatto un flip, il signore guardava verso sinistra, adesso guarda verso destra. Guardando verso destra lui può guardare il mulino. Bene,
Adesso che lui guarda il mulino, avete già la storia, perché c'è un collegamento tra questo tizio e il mulino. Tra l'altro questo tizio sta in una bella casa. Quindi facciamo così, utilizziamo il Dynamic Zoom. Quindi siamo sempre nella finestra in spettro, guardate, finestra in spettro. Attiviamo il Dynamic Zoom che vi ho spiegato qualche giorno fa. Il Dynamic Zoom, prendiamo il Dynamic Zoom da qua, dal viewer. Abbiamo l'immagine di partenza, il riquadro di partenza e il riquadro di arrivo. Il riquadro di partenza può essere questo, e il riquadro d'arrivo può essere, anzi, facciamo il contrario. Il riquadro di partenza è l'insieme, diciamo, una buona inquadratura del castello, così, e l'immagine di arrivo invece è centrata sul tizio, su questo signore che guarda, siccome guarderà poi di là, la spostiamo su questo lato, vediamo se è corretto quello che abbiamo fatto, eccolo qua. Siamo finiti con questo signore che guarda nella direzione del mulino. Poi abbiamo il mulino. E col mulino cosa facciamo? Intanto dobbiamo sempre costruire la nostra storia, quindi giochiamo anche qua sullo zoom e vediamo che cosa si può fare di questo mulino. Quindi abbiamo il tizio che guarda il mulino, che è questo. E poi c'è questo ragazzo che gioca a pallavolo, anzi, scusate, a pallacanestro. Bene, cosa possiamo fare con questo ragazzo che gioca a pallacanestro? Possiamo creare una cosa interessante, per esempio, vediamo se funziona, possiamo portare questo ragazzo sopra, quindi l'ho collocato nella traccia 2, lo vedete? L'ho collocato nella traccia 2, allungo la persistenza dell'immagine della traccia 1 in modo che la traccia, ecco, sia vedete che sotto appare l'altra immagine e faccio così, la sposto con il transform, sempre, sono sempre all'interno dell'opzione transform, la sposto così e vediamo, poi posso magari applicare un effetto blur, cioè una sfocatura. Adesso però quello che a me interessa è far apparire questa immagine un po' per volta, quindi qui notate che prendo queste maniglie così, in modo che creo una dissolvenza al nero in entrata e in uscita. Quindi qui l'immagine non si vede, poi compare un po' per volta, vedete? Compare per un po' e poi va via. Anzi, la voglio che compaia, che appaia ancora per meno tempo. Un secondo. 21 fotogrammi, così, ecco, meno un secondo, ma questo, eccolo. Allora funziona così, vediamo come. Allora abbiamo il tizio che guarda in quella direzione del mulino, vede il mulino e poi dopo un po' compare, per un tratto compare questo personaggio che poi sparisce, però il mulino dovrebbe continuare ancora per un po', quindi o allunghiamo un po' il mulino o spostiamo questa immagine più al centro, o entrambe le cose. Proviamo a spostarla più al centro in modo tale che per una parte del mulino non ci sia il ragazzo che gioca a pallacanestro, per una parte dell'out del mulino il ragazzo si dissolva e quindi il mulino torni a essere da solo. Vediamo che cosa succede. Allora guardate che non sto creando una storia, nel senso che la sto scrivendo e sto pensando a quali siano le connessioni, sto guardando questa storia solo da un punto di vista della composizione, cioè estetico, e a me sembra bello, una bella soluzione questa, cioè vedere la casa, poi il soggetto che guarda verso destra,
poi questo mulino, poi mentre si guarda questo mulino, compare questo ragazzo, poi questo ragazzo scompare. Vediamo che cosa succede se questo ragazzo lo facciamo apparire e scomparire. No, teniamolo sempre grande, così, però utilizziamo il crop. Crop per tagliare, per tagliarlo. Quindi non per modificare le dimensioni dell'immagine, cioè l'ampiezza dell'immagine, ma per tagliarlo, così magari. Così, e spostarlo così. Eccolo qua. Vediamo cosa succede, se è più carino come risultato. Dunque abbiamo il tizio che guarda il mulino, qui si presenta il mulino, poi a un certo punto comparirà in dissolvenza questo ragazzo. Non lo so, beh, sono cose da decidere. Non mi piace questo spazio nero, però intanto una cosa la dobbiamo fare, cioè nella timeline scegliamo l'output blanking, cioè stabiliamo che per esempio di dargli un effetto cinematografico con le bande nere. Allora così ha anche più senso. Vediamo che è un taglio molto più cinematografico con queste bande nere. Il tizio guarda il mulino, qui esce il ragazzo. Ma è interessante, possiamo vedere perché. Che cosa mi sta venendo in mente adesso? Mi sta venendo in mente che questo signore guarda il mulino nel quale è cresciuto e nel quale lui, ragazzo che giocava a pallacanestro, d'accordo, faceva i suoi sport lì dentro, ma a mio parere questo ragazzo non è altro che lui da giovane ed è il ragazzo illegittimo, figlio illegittimo di che cosa? Del signor Conte, di questo bel o miliardario chi sia, di questo benestante che aveva insidiato quella povera ragazza che con la sua famiglia viveva macinando il grano dei contadini e dintorni, per esempio, potrebbe essere una storia. E quindi allora qui possiamo andare a cercare che cosa abbiamo per fare questa storia. Guardate che cosa abbiamo, geniale. Abbiamo qui una famigliola con i due bambini, fantastico, vedete? Potevamo anche non avere niente, quindi avremmo dovuto cambiare storia, per esempio. Poi abbiamo, vediamo un po' cosa abbiamo. Abbiamo una festa. Wow, perfetto, una festa. Magari lei era la cameriera in questa festa, o per un qualche modo è entrata in questa festa. Quindi guardate che abbiamo già una successione, abbiamo una storia da immagini che provengono da non so dove, non so chi le abbia fatte, in quale contesto, prese tutto casualmente. Poi guardate qua che abbiamo delle scale, potrebbe avere un aspetto molto tragico, anche drammatico, però potrebbe essere una storia. Voi che storia avete inventato, che storia avete immaginato partendo da questo, da queste fotografie? E poi è chiaro che arrivando a un certo punto vi mancano degli elementi, perché non potete pensare che tutto quello che prendete casualmente possa confluire in una storia, ma certo che diventa molto più semplice poi creare qualche cosa. Guardate che questa tecnica non è una tecnica che, come dire, cioè da utilizzare come passatempo, perché in qualche modo, non so, a scuola per esempio, da dare ai vostri studenti come compito o esercizio da fare insieme, perché è una tecnica che io utilizzo per esempio all'interno di storytelling aziendali, quando creiamo delle storie che restano interne per le aziende e che sono delle vere storie, che partiamo anche da materiale casuale, da racconti che ci vengono fatti e che cerchiamo poi di mettere insieme costruendo qualche cosa che abbia
un senso, un significato, ma senza partire preliminarmente da una sceneggiatura e quindi lasciandoci guidare da che cosa? Dall'intuizione, dalla bellezza, dagli ambienti, dalle persone, da quello che c'è intorno a noi e da quello che riusciamo a cogliere intorno a noi. Quindi è un sistema, una metodologia che può essere applicata a tanti livelli, può essere uno strumento educativo certamente, ma può essere anche un metodo, un workflow professionale per realizzare delle storie filmiche in un modo completamente diverso rispetto a quelle che fino a oggi normalmente nella consuetudine cinematografica e filmica sono state prodotte. Bene, direi che questo è tutto per il webinar. Io adesso riprendo il collegamento, vi rimostro me stesso e colgo l'occasione, come il mio amico Carlo sta facendo in questo momento, per salutarvi tutti, augurarvi buone feste, buon Natale, trascorrete un bel periodo con i vostri cari, un periodo tranquillo, sereno, felice, avrete magari un po' di tempo a disposizione, girate, fate dei film, guardate quello che c'è di bello intorno a voi, unite le sequenze, unite le inquadrature, ricavate le vostre storie, diffondete, fatele conoscere e scrivetemi. Buon Natale, buon anno, buone feste a tutti, arrivederci e grazie per la vostra partecipazione. Ciao a tutti.